Alcune settimane fa è mancato Paolo Castaldi, grandissimo compositore. Questo era Bells from Afar, campane da lontano, tratto da un suo ciclo che si intitola Hit. Ho deciso oggi di eseguire due brevi composizioni di Castaldi, questa è una che eseguo in fondo al video, intervallate da un brano di Niccolò Castiglioni. Erano amici fraterni, con vie musicali poetiche abbastanza diverse ma con fortissimi punti in comune. Il brano di Castiglioni che esegue è Preludio, Corale, Fuga, dopodiché suonerò, sempre di Castaldi, Tod und Resurrection, morte e risurrezione. Tod und dette in tedesco, come Tod und Verklärung, il poema sinfonico di Strauss. E invece Resurrection in francese, come la prima edizione del romanzo di Tolstoi, in cui il titolo era appunto in francese, la lingua dei russi colti. Entrambi, dicevo, Castaldi e Castiglioni, hanno qualcosa in comune nella loro maniera di fare musica. Sono musicisti eccentrici, volendo essere impertinenti si può dire che erano tutti e due mezzi matti. Lo dico con grande affetto perché ho conosciuto molto Castaldi e Castiglioni non l'ho conosciuto veramente, ma mi sento molto vicino alla sua musica. C'è una specie di visionarità molto eccentrica nelle loro musiche che sconfina, credo, in una sorta di follia musicale. Entrambi fanno cose che sembrano normali, ovvie, e non lo sono per nulla. Castiglioni fa cose che sembrano bambinesche, infantili, naif. Il suo Preludio, Corale, Fuga non ha niente del Preludio, Corale, Fuga di Franck, che è monumentale, drammatico, a tratti impetuoso. E invece una cosina piccola in cui il corale sono solo 11 accordi, la fuga è veramente una fuga, ma il soggetto sembra il chiacchiericcio in un pollaio quasi. E il Preludio è semplicemente un ruscellare, come diceva lui. Castaldi scrive musica molto consonante, come quella che avete sentito. Sembra di aver già sentito queste cose, ma come? Ma è la maniera di scrivere di tanto tempo fa, e invece no, sono cose che sembrano normali e non lo sono, perché è consonante ma non è mai tonale, i conti non tornano mai, il passato non può essere ricostituito. Castaldi pensava, credeva, dichiarava che non si può arrivare a un nuovo vero oggi, a un nuovo autentico, che il moderno è finito, lui si dichiarava postmoderno, eppure questo non significa, allora non facciamo il nuovo, accontentiamoci del vecchio. Per lui era una presa di coscienza tragica il fatto che la freccia del tempo storico, della scrittura e forse non solo, si fermasse. E perciò tutto il passato è qui oggi in una specie di incubo. Queste che suono sono musiche, a tratti anche divertenti, gradevoli, ma con un punto di domanda bello grosso, che forse è quello che ben ci sta nella musica. Buon ascolto.